competenze parlamentari. In questi giorni io ho ricevuto da parte di voi, anche che vedo qui, delle telefonate e facendo confusioni salta tra la convenzione in legge del decreto ministeriale e del decreto di proroga. Il decreto ministeriale non può essere convertito in legge, è un decreto, è una competenza del ministro, dice la parola stessa, non può essere convertito. Può essere però l'occasione per il Parlamento di non approvare la convenzione in legge del decreto di proroga. Questo evidentemente scopre anche i decreti ministeriali. Ma dico di più, l'avvocato Porta nel suo intervento all'inizio ha fatto un inciso che è importante a mio avviso, quando ho detto attenzione, cerchiamo che il Parlamento si occupi del problema della convenzione prima della scadenza dei 60 giorni, in modo che il decreto possa essere rigettato, perché se noi andiamo alla scadenza dei 60 giorni, il ministro Pagani e il governo non possono fare altro che reiterarlo, non possono perdere, fuori verbale, anche se siamo in tanti, non può perdere la faccia il ministro di non ripresentare il decreto legge. Allora l'occasione può essere quella del Parlamento che non approva, praticamente la conversione in legge non avviene, a questo punto il governo può, dice il Parlamento, non ha voluto, e io no, reitero il decreto. A questo punto dobbiamo trovare un escamotage per far decadere anche i decreti ministeriali. Una strada può essere quella che ha detto il collega prima, cioè un ordine del giorno, che sia vincolante per il governo, ma anche questo non è esaustivo perché è molto difficile che questo possa avvenire. Ma tutto ciò può mettere in moto una cosa, sicuramente la non usuramento delle pensioni. Questo lo metto sicuramente in moto, perché voglio vedere il governo che di fronte a un decreto non convertito, di fronte a un problema come questo, sicuramente in attesa dei ricorsi non verrebbero oscurate le televisioni. E questo è il primo risultato che possiamo ottenere, che certamente non mi soddisferà fino in fondo, ma mi mette in condizione di poter lavorare. Mettere in moto la modifica, come ho detto a Bologna, la modifica della 223, ma i leader parlamentari sono quelli che sono, occorrono tempi lunghi, però nel momento stesso in cui è in moto questa proposta di modifica, non è che il governo possa intervenire pesantemente nei confronti di questo. L'ultima cosa, e concludo brevemente, vi ringrazio, vi chiedo scusa, ma voi sapete che sia le due precedenti sono rimasto fino alla fine, la commissione non posso fare altro che essere presente. Voglio dire, attenzione a questo discorso delle graduatorie, perché l'inghippo è che qualcuno che dà poca importanza alle graduatorie. Guardate che tutto è accaduto grazie alle graduatorie. Non mi ricordo chi del relatore ha ricordato che non ci sono delle televisioni che non sono televisioni, ma sono dei semplici venditori di altre. Ebbene, ma quando noi andiamo a vedere che in alcune graduatorie colui che ripete ciò che ha fabbricato, uso un termine proprio per farmi capire, altri ha ottenuto poi graduatoria un tempo superiore a quello che è la casa madre, voglio dire, non è che possiamo non tenere conto di tutto questo, perché è successo. Io perlomeno conosco tre casi, di due dei quali ne ho parlato sia a Brindisi che a Bologna, non voglio tediarvi, ma che ne ho scoperto un altro ieri mattina, ne sto mettendo evidenza, quindi di fronte a tutto questo evidentemente la graduatoria può servire come argomento e quindi come deterrente il Parlamento per far sì che non sia convertito in legge il decreto, può servire nell'opinione pubblica, così come grazie a Dio questa settimana, grazie alla stampa che ha dato spazio ai vostri compagni e è riuscita a sensibilizzare l'opinione pubblica, c'è sicuramente un incontro che dobbiamo fare a colui che ha avuto l'iniziativa o a coloro che hanno avuto l'iniziativa e che in pieno mese di agosto in un paesino sperduto nella provincia di Brindisi, aunque ci voleva molto coraggio, lo hanno fatto. Chi ha ritenuto fin dal momento di aggregarsi
e man mano vedo che la famiglia aumenta e non può che farci piacere, io ritengo che ci sia la possibilità oggi di vincere questa battaglia, cosa che quando è iniziata avevo molto ma molto perplessità. Grazie e scusate. Protestare ed ora sono tanti editori anche della carta stampata
in Italia si sta meglio che in America, quanto frequenze televisive che scarica sui tecnici, che da 6 concessioni di fatto alla Finimes, da 3 alle televisioni a pagamento senza regole, dicendo che poi eventualmente possono anche diventare televisioni in chiaro, e che fa le graduatorie prima di conoscenza. E però prosegue colpo su colpo. Io mi domando se sia giusto e possibile che le forze politiche che si dicono contrarie all'agire del ministro continuino a rispondere solamente colpo su colpo. Noi del PDS crediamo che la questione sia troppo seria, abbiamo amore politico generale, non sia una questione da addetti ai lavori, e quindi richiede atti politici all'altezza della gravità delle questioni. E quindi noi presenteremo un documento parlamentare nei prossimi giorni che, insieme alla questione del decreto, ai punti per noi essenziali della modifica della legge Nanni, pone la questione di un passo parlamentare ulteriore, ovvero la richiesta delle dimissioni del ministro Pagliarini. Quello che ho appena detto, credo che non saremo soli, penso che rispondere colpo su colpo non basta, anche perché, e voi lo sapete meglio delle forze politiche, ci sono tante cose da fare nel campo dell'emittenza, date delle concessioni eque, bisogna intervenire sulla legge, bisogna intervenire sulla pubblicità, sulle risorse e sulle tecnologie. Per questo io credo noi dobbiamo stare all'altezza dei problemi e della gravità delle questioni. Intervento ha dato lo Stato Sede Luca e consigliere del Comune di Roma. Dunque, io riporto il sostegno del gruppo parlamentare dei Verdi a questa battaglia che dovrà essere fatta in Parlamento. Non solo, io credo che il 13 agosto sia successo un colpo del quale molti non si rendono conto. Ora toccherà alle reti private, poi toccherà alle radio, poi toccherà forse ai giornali, e quindi questo è uno scenario che noi rifiutiamo. Uno slogan dei Verdi è quello di operare localmente e pensare globalmente. Ma quante battaglie non si sarebbero fatte in questo paese se non avessero avuto il sostegno dell'emittenza locale e dei mezzi di informazioni locali? Questa che è una ricchezza del nostro paese, che è stata coltivata in anni di lotte personali, di entusiasmo e di passione, dovrebbe essere cancellata con un colpo di spugna. A me quello che mi preoccupa non è che Berlusconi faccia i miliardi. A me quello che mi preoccupa è che Berlusconi intacca la mia libertà di cittadino, la libertà del nostro paese. È questo che è grave. Perché le televisioni di Berlusconi siano una macchina per fare soldi, non me ne frega. A me mi preoccupa che attraverso questa macchina, che fa anche molti miliardi, perdiamo nel nostro paese la libertà. E badate bene, che oggi ci avviamo ad una riforma istituzionale che tende a formare una classe dirigente politica che basata sugli uomini, sulle persone, sulla fiducia e sul loro rapporto con i cittadini. Pensate che ruolo importante può avere in questa riforma istituzionale il fatto che qualcuno, qualche politico onesto, con le mani pulite, che si batte per il suo territorio, non ha accesso ai mezzi di informazione perché è scomodo o a Berlusconi o alla RAI o a qualche altro. Quindi capite che attraverso la brutale di queste riforme si mette in discussione la vita democratica del nostro paese, e sarebbe un errore fare tra noi una guerra tra poveri, tu sei più bravo emittente privata. Deve essere la guerra e la battaglia di tutti assieme, e io credo che da stamane ci siano i presupposti per farlo. Grazie. Italiano è presente o è andato via? No,
Lega ti presenta tutti quanti, d'accordo? Forse Rocco Mora per prendere la strada. Allora, adesso quello che interessa agli emittenti, credo, adesso è iscritto a parlare il senatore Visibelli Roberto, che fa parte dell'ottava commissione al Senato, perché questo è fondamentale. Sono venuto per darvene altro. C'è una situazione strisciante in proposito.
Pugliese è classicamente destinato, oltre che alla balneazione, destinato pure ai golf. E dopo il piano solo abbiamo questo piano dell'emittenza televisiva. Vi dico questo, perché c'è un'altra situazione colpista in atto. Lo stesso decreto, quando all'articolo 2, e qui mi riferisco anche a quello che ha detto l'avvocato Porta e gli altri vinci che hanno parlato, che parlavano di regolamento e che dicevano che era buono, che era poco il regolamento per le pentite. Sempre lo dico a futura memoria e per memoria personale. Noi al Senato della Repubblica, da dove è iniziato l'iter, la famigerata legge Mammì, non abbiamo mai parlato, non abbiamo mai approfondito il problema delle pay TV. L'ho detto al Ministro, lo ripeto in questa sede e vi danno conferma di attestazioni in diretta. Non abbiamo mai parlato perché all'epoca il Ministro con il suo consigliere Giacalone sostenevano che c'era tutto un discorso da farsi sulle pay TV. Io vi chiedo, ci chiediamo, ma dove sta scritto che le pay TV devono andare via etere? Premesso che sono a pagamento, ci permettete una riflessione se le stesse devono andare via cavo o via satellite? Poi dopodiché si arriva all'eventuale regolamento, che è un posterius, è un dopo nei confronti della decisione sulla quale il Parlamento, e sfido chiunque a dire falsità, che questa è falsità, il Senato nella legge, e c'è una riprova approvata. Mentre per telequartiere di casa mia, l'ultima delle più che esiste in Italia, l'ultima delle 1800 che hanno presentato domande, dall'agosto scorso era previsto il giornalista professionista, il telegiornale, di fare informazione, tutta una serie di obblighi previsti dalla legge 223. Quali erano gli obblighi che erano invece previsti per le TV, le pay TV? Quali erano? Nessuno, perché la legge non disciplinava, non prevedeva. Questa è la denuncia che vogliamo fare, che vogliamo ribadire. Vedete, tante inesattezze. Diceva Albanesi, Pagani è arrivato lì perché faceva parte dell'ottava commissione nazionale. E quanto mai? Pagani faceva parte, era il presidente della tredicesima commissione, che è quella della tredicesima commissione, di cui era presidente, ed è quella dell'ABE. E va bene, e allora il giornale di Berlusconi dice, ci sono situazioni striscianti. Vi dicevo prima, l'articolo 2, avvocato, l'articolo 2 parla che con apposito disciplinare saranno previste le prescrizioni idonee per le pay TV. Apposito disciplinare. Ci sono dei luminari della scienza del diritto in quest'aula. Io sono l'ultimo dei dottori di tale scienza. Ma la dizione apposito disciplinare non si appartiene più a una dizione a carattere amministrativo, a una cosa più leggera? Non sembrerebbe a taluni di voi che apposito disciplinare, e avvocato Porta, sia un minus addirittura nei confronti di un regolamento che addirittura è sottoposto al parere delle commissioni competenti? E queste sono situazioni striscianti, colpistiche, che sono pure contenute negli atti. Diceva l'avvocato Porta che ex legge non è possibile ad esempio aver variato situazioni dopo l'agosto del 1990 per avere le frequenze. Questo discorso gli è stato sollevato, avvocato, a pagina 12 del verbale di seduta, l'ineffabile ministro Pagani, quello di cui ho letto le dimissioni, siete proprio atroci, siete proprio terribili, sostiene quanto alle televisioni che trasmettono in codice, e sì, vero che esse sono state attivate dopo l'articolo 1990, ma è altresì vero che la legge Mammì non considerava condizione necessaria per la concessione l'esistenza di impianti attivi al momento dell'entrata in vigore. Questo dice il ministro competente in materia, dice che non c'era bisogno all'epoca di esistere, potevano essere pure esistenti ieri o l'altro ieri. Parenteticamente, e chiudo perché so che ci sono anche altri impegni, altre scemenze sono state sostenute che potremmo
coordinamento con le vostre associazioni, ed è quella di essere vicini ai parlamentari che vogliono assieme a voi portare avanti il discorso dell'emittenza contro queste gradazioni, contro queste situazioni. Per cui sotto con vostri documenti e con iniziative come questa che noi inaugurano, avendo seguito sin dall'inizio a Cedres. E ringrazio particolarmente che mi sia concesso anche l'amico Dattazzi, che è sempre prodigo di documentazione, di supporti cartacei, per permetterci di esaminare al meglio le varie situazioni che ci vengono sottoposte. Una proposta che mi ritengo di dover portare avanti è anche quella relativa al problema dell'oscurante. Tenete presente che il Ministro, su mia richiesta, ha detto quanto segue, due punti che ho detto. Non provvederemo ad oscurare sicché simpliciter, ma non faremo la proroga indiscriminata, perché se no rischio di fare pure la parte dell'imbecille che non ha fatto niente. Noi, ha detto, riceveremo i ricorsi e laddove gli stessi non si appalesano manifestatamente infondati, provvederemo di ufficio a dare la proroga. E innanzi al problema che non dovessero essere quegli stessi uffici che avevano emesso quei provvedimenti, avevano approntato quelle graduatorie, ha sostenuto che gli esami dei corsi sarebbero fatti in contraddittorio con gli interessati, salvo poi, e questa è una notizia pure che non è circolata, una verifica definitiva e generale di tutto il quadro che esce fuori con le associazioni. Io, è chiaro che il presidente, che nello stesso verbale ti ha accusato prima di averlo accompagnato e poi di averlo abbandonato, e vabbè, ma io vi riferisco la mia è una testimonianza, non voler riferire quanto tra l'altro è incartato in atti, atteso che la stampa poi non ha ritenuto specialmente queste situazioni di rappresentarle idoneamente alla vostra persona. Un dato reale, un dato di fatto è questo: cominciano ad avere paura. Questa mobilitazione, queste reiterate mobilitazioni, questi documenti, queste presenze sulla stampa e media cominciano a fargli paura. Dalle decisioni di voler fare il tecoppa, come si dice a Roma, piano piano comincia a fare invece il tendenza. Si tratta di dargli le ultime spallate decisive, definitive, per buttare giù tutto questo sistema, questo che è una porcata. Prima si parlava di portata di legge, questa è una porcata di legge. E voglio lanciare un messaggio al ministro Pagani e a tutti coloro che gli reggono il sacco e che hanno organizzato tutta questa giostra a prendere in giro e a poter tranucare questa nostra Italia in una grande fattoria con un grande taratello. Ed è questo. La stampa di oggi riporta in bella evidenza che quando si va a fare un viaggio a Marte si rischia di diventare cretini, dementi. Ministro Pagani, amici vicini e lontani, nessuno di noi è andato su Marte, non sappiamo voi le vacanze dove le siete andati a passare. Devo dire in effetti che i relatori che mi hanno preceduto hanno affrontato questo.
l'applicazione della legge, del regolamento dopo è stato diverso da quello che hanno adottato oggi. Ma, diceva un illustre filosofo, è un imbecille chi non cambia mai idea. E quindi prendiamo atto che da parte di questo sistema c'è stato un cambiamento di idea, c'è stato un avvicinarsi a quella che è la libera emittenza privata, sia essa piccola sia essa grande. Anche perché questa emittenza televisiva privata ha costituito fino ad oggi la loro voce. Ciò posto, io vorrei segnalare a queste persone che sono qui un dato ed una informazione importantissima. Da che cosa nasce la distorsione? Non tanto dalla legge Mammì, che ritengo sia molto difficile cambiare, anche perché è frutto di una mediazione politica che è durata 10 anni. È molto importante ritornare in uno stato di legalità e di legittimità. E questo stato di legalità e di legittimità è stato alterato da alcuni personaggi che hanno agito in un modo veramente vergognoso per loro esclusivo interesse. Chi sono questi personaggi? Sono i falsi sindacati, cioè i sindacati che non rappresentano nulla e che sono invece i portatori di un potere padronale che è quello della Fininvest. Una mia esperienza giuridica precedente era quella del diritto del lavoro. E quel sindacato che rappresenta e che porta avanti certe idee è un sindacato giallo. Le emittenti televisive devono sedere direttamente, attenzione, direttamente in sede di correzione. Questo è importante. Quando abbiamo presentato il ricorso deve essere discusso direttamente. Cioè l'emittente televisiva deve essere convocata e dobbiamo andare a valutare quei punteggi avendo a disposizione tutte le carte, come le ha avute a disposizione l'ingegner Mezzetti della Fininvest, come le ha avute a disposizione la FRT, come non l'ha avuta a disposizione nessun altro. È la semplice, modesta richiesta di un avvocato che rappresenta una gran parte delle emittenti televisive romane e del Lazio, che può sedere a quel tavolo per un'esigenza molto semplice: tutelare il diritto anche nel rispetto di una legge che non condividiamo. A voi e tutti. Ringraziando l'avvocato diamo la parola all'ingegnere Giardino, rappresentante del Comitato per la difesa e il rilancio della Costituzione. Sono qui perché questo problema non nasce adesso, e hanno ragione quelli che dicono: ma dove eravate quando si è fatta la battaglia della Mammì, e prima ancora quando si svendeva la legge 103, e prima ancora quando si lottizzava la RAI, eccetera eccetera. E quindi questo è un processo annunciato che c'è una serie di eventi. Intervengo perché ho delle cose da dire molto importanti di merito, e ho portato alle 10, quando mi sono segnato a parlare, vedete che le cose sono sempre difficili ovunque, due documenti. Uno, nell'immediato, che fa appunto quelle proposte che ho sentito fare prima dall'onorevole Grippo per quanto riguarda i parlamentari, perché qua non bisogna dare alibi a nessuno. Ci sono una pletora di organismi che tacciono, il garante non dice nulla rispetto a questa situazione. La commissione parlamentare manda alcuni rappresentanti, ma tutta la commissione non si riunisce rispetto a questo. Ha fatto riunioni fulmini per 3 giorni su determinati programmi che faceva la RAI per censurare. Io sono molto preoccupato da tutta questa situazione. Però domanda, ma com'è nato tutto questo? Cioè, perché si oscurano le televisioni? Qual è il motivo? Perché all'inizio, perché bisogna capire qual è il disegno dell'avversario, una volta deve partire da capire qual è il disegno reale dell'avversario, perché da tutte le scenità, le ignoranze, emerge un dato costante, coerente: si sta costruendo un sistema di informazione di regime e di propaganda commerciale monopolizzato, che non ha pari in nessun paese del mondo, anche di quelli latinoamericani chiamati fino ad adattarsi, perché lì non ci siamo ancora, non siamo ancora arrivati a questa situazione qui. Allora questo è il disegno. Se si legge il disegno rispetto a questo, tutte le altre cose vengono di conseguenza. Faccio solo degli esempi. Perché in mano al Ministero delle Poste? Ma certo perché in mano al Ministero, perché deve diventare un fatto tecnico oggettivo che io faccio fuori e censuro tutta una serie di evidenza scomoda che di fatto svolge il servizio pubblico che la RAI non riesce più a svolgere da alcuni anni. Quindi lo sfarazzamento della RAI, la privatizzazione, la commercializzazione,
hanno detto tutte la stessa cosa, tutte che il pluralismo è la condizione base perché ci sia un sistema comunicativo pubblico-privato. E la stessa legge Mammide Pregata, che è una pessima legge arretrata, ma fatta su misura, perché tutta quella legge, gli altri decreti che vengono dopo, sono stati fatti con uno scopo solo: sistemare, legalizzare le reti e moltiplicare le violazioni che intanto venivano fatte legittimandole di un solo soggetto privato, mettendolo in cartuccio tutti gli altri, soprattutto quelli che fanno dialettica, che fanno servizio pubblico, da livello locale a livello nazionale. Questo è il disegno. Dopodiché vi leggete tutti, tutte le cretinaggini, le stupidità, sono stupidità volute, una tra tutte. Se non c'è livello di interferenza tra sistemi radioelettrici, perché si spegnere le televisioni? Qual è il motivo? Se una televisione, quindi anche se io assumo un'ottica del tutto commerciale, che è vietato dall'articolo 1 della stessa legge, dall'articolo 21 della Costituzione, dall'articolo 41 e 43 della Costituzione, perché cioè da tutto l'impianto costituzionale e da tutte le sentenze emesse nel riguardo, io dico che non si deve spegnere nemmeno una televisione, non c'è bisogno di fare nessuna graduatoria. E poi, se anche io volessi fare una graduatoria nell'ambito del commerciale, quando avessi reso il sistema con una voce sola, perché la commerciale è una voce sola, se la comunicazione e l'informazione diventa merce, c'è solo una cosa a cui il capitalismo porta, il trust. Il trust è il punto d'arrivo teorico, pratico, organico del sistema della merce come informazione. Se invece è servizio pubblico essenziale, come richiama la legge, come richiama la Costituzione, come richiama tutte le sentenze costituzionali, allora il discorso cambia. Diventa, entrano in ballo tutti i diritti attivi e passivi, sia degli operatori della comunicazione, di tipo diverso dal commerciale, sia quelli passivi degli utenti, che vengono privati di fatto di un'informazione, di una comunicazione, di una cultura altra rispetto a quella solo mercificata, mercantile, privatistica, agiotata. Questo non è un sistema di concorrenza liberale, e io voglio che la comunità liberale qua, questo è un sistema mercificato, protetto, garantito per tutto attraverso leggi di scambio, dove alla RAI si assegna il conto di essere informazione di regime dei partiti e a Berlusconi quella di essere l'informazione lo stesso di regime su un altro versante prendendo anche soldi. Questo è il punto. Allora, se è questo e su questo non si è sbagliato nessun ministro più o meno ignorante, più o meno colto, più o meno preparato, sono andati tutti allo stesso e nessuno, tutte le leggi, tutti i decreti, certo hanno peggiorato, certamente che c'è stato un processo di peggioramento, ma questo riguarda il quadro politico generale del paese. Vedete tutti gli altri fatti che sono successi nel frattempo, grazie che dal 1990 a oggi è stato un escalation di illegalità. Questo è un paese in cui si fanno passare delle violazioni delle prepotenze e delle arroganze. Dopo 10 anni si legittimano e appena legittimate quello che stava facendo non fa reale, che è il caso del 20 rispetto, ma anche qua noi usiamo dei nomi propri, 20 punti. Questa parola che viene dagli Stati Uniti, in Europa conosco nel mondo, è una parola che serve a definire dei sistemi locali in capo o via satellite, che sono, per cui gli utenti pagano perché è uno sviluppo industriale tecnologico che da noi è impedito proprio dal fatto che uno fa la pentifuna di cui a pagamento facendo pagare oltre i campi. Questo è un sistema che assorbe un numero di miliardi, che fa paura e che è poverissimo dal punto di vista dell'offerta culturale, perché è un'offerta commerciale di bassissimo livello. Questo è il punto. Allora, chi mai si sognerebbe in un contesto in cui il numero di richiedenti nazionali e locali supera abbondantemente la disponibilità di frequenza di consentire a un soggetto di addirittura di far pagare in più? Quale Stato, quale governante, quale ministro potrebbe dire, di fronte al fatto che ci sono dei gestori che mi consentirebbero di ricevere a milioni di cittadini il programma in chiaro, io lo vado a escludere e farlo a privilegiare quello che fa pagare in più? Perché la pubblicità si paga, e come se si paga? Si paga a peso d'oro, incide per il 20% sui prodotti. Allora chi, quello che ancora pensano in buona fede, che chi ha sopra pubblicità non viene pagato, e soprattutto non sono creduti, oltre dei capi. Allora il discorso sarebbe molto lungo. Io volevo dire semplicemente che a mio avviso la cosa più stupida sarebbe quella di entrare nel discorso del graduatorio. L'avete sentito anche adesso all'ultimo intervento. Qual è il gioco del dividendo impera? Io ho sistemato, voglio togliere da mezzo alcune voci scomode che anche se creano poche risorse, comunque creano delle risorse che quando l'ho tolti da mezzo vanno a finire su un grosso gruppo privato. Questo è il primo discorso. Ma soprattutto mi libero di voci scomode, di voci che dicono altro rispetto al regime. Io devo regimentare tutti i media, quello che sto facendo, altro che regime. Allora questo è il segno politico estatico. Se non si legge questo non si può capire tutto il resto. Sì, d'accordo, mi spiego.
deve fare. Queste proposte, io dico, nell'immediato quali sono le cose da fare subito? E la prima cosa da fare è non dividere, non entrare nel merito delle graduatorie, dire che il decreto sulle graduatorie non hanno senso, e semmai le graduatorie possono dare solo titoli di priorità. Nemmeno nella legge è scritto che le graduatorie servono a selezionare, e ho studiato tutta una cosa. Possono servire semplicemente a dire che uno ha un bacino più apprendibile o meno. Questo possono servire. E quando pure non ci fossero frequenze sufficienti, ma ce ne sono, secondo le proposte di questo testo e di altre che abbiamo fatto a maggio del 92 come comitato, ma purtroppo a quell'epoca né le grandi stampa, né le televisioni locali, né le radio locali hanno capito quale discorso facevamo e non l'hanno ripreso, io faccio qui solo alcune proposte, poi le altre stanno qua dentro, che mi vengono dal dibattito di qua e che non sono ancora venute. Utilizzate la radio e la televisione per far capire alla gente, ai vostri spettatori, qual è la posta in gioco, che cosa state facendo, quali sono gli archivi e le provvidenze che stanno sul tempo. Continuamente, fino a che non vado dire spesso. Questa è la prima battaglia, dopodiché invitate, questa è la prima battaglia. Se Berlusconi, quando è stato toccato su fatti illegali, ha mobilitato tutte le sue reti, dei giorni, quei cartelli, con cose per far dimostrare, e dicendo il falso, questo oggi non parla perché non gli frega niente, perché sa già chi lo protegge, ma chi lo protegge, ma sa già chi lo protegge. Allora io dico che usate questo strumento, non lo sottovalutate, usate questo strumento per far capire, questa è una battaglia, per la prima volta c'è una mobilitazione su un sistema nel quale purtroppo, anche avendo detto cose giustissime, sacrosante, legittime, non abbiamo mai avuto la forza di portare avanti. La forza viene dalla mobilitazione, viene dal concorso di forze, viene dalla possibilità che persone per bene, parlamentari, associazioni, operatori, ma soprattutto cittadini, mobilitati, si capendo i tempi del problema, perché questo è un problema dannatamente difficile tecnicamente parlando. E i pochi tecnici che ci capiscono o sono rassegnati, o sono immaginati, o si sono venduti all'altro. Allora dotatevi anche di conoscenze tecniche, ma quando dico tecniche non dico solo tecnologiche, dico giuridiche, dico costituzionali, e noi siamo come comitato disposti a far questo e ad essere anche coloro che possono sul piano generale, sul piano specifico dei singoli provvedimenti, essere quelli che possono, senza nessun effetto, senza nessun altro, ma soltanto una battaglia comune di democrazia di grande valore, di grandissimo valore, essere con voi in questo rigore. Adesso la parola a Franco Monti, rappresentante della Publie, delle edizioni Paoline. Franco Monti. In effetti io non rappresento più le edizioni Paoline, però ho lavorato con la direzione generale quando sono nate le prime radio e televisioni private, quando voi ricorderete i clienti, sarei più grosso circuito televisivo e rappresentava anche la aveva il grosso circuito radio televisivo e non riusciva a decollare perché utilizzando i fondi che raccoglievano attraverso la famiglia cristiana, tutte le edizioni paoline e la San Paolo Club, non riuscivano praticamente a contrastare quell'opposizione netta che la RAI faceva nei confronti delle radio e televisioni private. Presso la Ginevra, presso l'Alleanza Mondiale della Cooperazione, presso la quale a favore delle centrali cooperative, perciò anche le centrali cooperative italiane, la Lega, la Confederazione Cooperative Siciliane, la CGI e l'UCI, stiamo cercando di fare un comitato a Ginevra per il coordinamento a livello internazionale della comunicazione e in particolare ci stiamo concentrando sulla comunicazione interattiva che ci porterà la televisione interattiva. Ora, in Italia per la protezione del consumatore e dell'utente dovrebbe funzionare le tre centrali cooperative che sono iscritte alla rete dei consumatori con le tre centrali sindacali. Io per conto del nostro gruppo stiamo portando appunto questa commissione, però vorrei esprimere l'idea della un'idea di moderazione. In occasione di questo incontro, per me è molto importante perché io ho fatto tutta una ricerca negli Stati Uniti proprio per trovare programmi di pubblicità per la Publietti che mi ha dato un mandato e ho parlato direttamente con l'amministrazione Gintano per ottenere la possibilità di avere programmi di pubblicità dall'estero per
Italia, la RAI boicottava. Quando io sono passato attraverso tutte le televisioni, le possibilità durante questa ricerca per cercare dei programmi, mi dicevano che erano già passati tutti i compratori della RAI per acquistare tutto. Noi siamo riusciti, no, con grande sforzo, attraverso le conoscenze di Famiglia Cristiana e anche diversi uomini politici, tra l'altro il ministro Vittorino Colombo, Donata Stenz e altre persone estremamente influenti in Italia, siamo riusciti ad ottenere dagli Stati Uniti l'apertura totale per un discorso proprio di questo tipo. A un certo momento Berlusconi è entrato e ha acquisito praticamente tutto questo grande potenziale. Oggi certamente non è giusto che questo oscuramento non funzioni a Lega, perché noi non diamo il nostro supporto. Io ho un comunicato che presenterò alla stampa, chiunque di voi lo vuole leggere per televisione, dato che è una cosa estremamente interessante che parte del libro che partirà in Italia. Ve ne posso dare una copia, per essere breve, io metto a disposizione quello che avrei dovuto leggere. Presidente, una mozione per capire come è possibile, che ormai si fa domani, che qualcuno che nella nostra comunità e poi vogliamo migliorare e anche i tagli conclusivi che sono più importanti, noi vorremmo poi che magari. Siamo alla conclusione degli interventi, è terminata. Stabiliamo insieme, sono le 2:15, alle 2:15 pensate che si possa chiudere, sapendo che tutto quanto detto può essere raccolto in un documento che forse verrà. Nei criteri generali verranno enunciati, siamo d'accordo già questo. I documenti presentati siano in qualche modo fatti circolare, perché la sintesi che viene fatta anche dalla Presidenza, come detto, che raccolta tutto. Quindi io propongo che tutti i documenti, che poi non sono gigantesco, sono un numero ragionevole, siano raccolti e la richiesta delle idee, delle persone che sono interessati, vengono fatte arrivare. È un ringraziamento alle tre associazioni che puntualmente hanno esposto un po' le carenze. Ecco, però a queste tre associazioni forse è mancata la parte conclusiva relativa a un'azione di lotta da promuovere. Perché un'azione di lotta? Perché noi ci troviamo di fronte a uno Stato italiano che si mostra spesso prepotente. Allora le cose in Italia si risolvono o andando a braccetto con i parlamentari oppure amplificando quelle che sono le proteste, amplificando le richieste. E allora noi abbiamo bisogno di amplificare, perché i parlamentari che dovevano essere presi a braccetto già sono stati presi da altri che hanno ottenuto tutte quelle concessioni, che hanno ottenuto tutte quelle televisioni nazionali. Cioè non è possibile che noi siamo esclusi da una graduatoria affissa, non so se voi siete stati sui circoli di costruzione, avete visto che affissa una graduatoria dove voi siete posizionati sopra, però non avete avuto la concessione. Cioè perché hanno risposto chi non ha un requisito, chi non ha un altro requisito? Ma è assurdo una cosa del genere, e noi dobbiamo rimanere impotenti ad andare avanti ad aspettare che si decidano. Noi dobbiamo continuare ad essere degli abusivi, ad essere sopportati. Una promessa del ministro che dice sì, io non lo scuderò, ma possiamo andare avanti così di fronte a un'ingiustizia del genere? Non è assolutamente possibile, per cui noi dobbiamo cominciare in una maniera civile e critica. Le riflessioni che volevo fare erano divise in tre. Una considerazione di carenze, le hanno già fatte abbastanza puntualmente chi mi ha preceduto. Delle richieste, la richiesta di una proroga a rimanere aperta, la graduatoria che va rivista con delle garanzie, i ricorsi che vengono discussi in presenza delle TV interessate,
sfida. Noi trasmettiamo da 10 anni, abbiamo partecipato, voi sapete a quanti censimenti, quanti documenti, quante schede abbiamo mandato, e adesso dovremmo essere fatti fuori da televisioni che sono nate successivamente. Quindi alla fine c'è questo aspetto importante: se malauguratamente qualche televisione non dovesse entrare, deve avere una proroga successiva per organizzarsi la chiusura, e comunque a queste televisioni deve essere riconosciuto un interdetto. Vi prego, continuate questo interdetto. Quindi, per ottenere questi risultati, noi ci troviamo di fronte a una situazione di disperazione. Cioè, praticamente, reclamiamo, protestiamo contro queste ingiustizie, però siamo impotenti. E allora che cosa? Cominciamo con una protesta civile, un appello al Presidente della Repubblica attraverso, utilizzando i nostri mezzi. Noi abbiamo presentato un testo che sia uguale per tutto, lo possiamo modificare, adesso per caso mai lo distribuiamo, da esporre domani sera, domani sera 4 settembre, dalle 20 alle 21 su tutte le nostre televisioni. Alla scadenza di questo, di un termine di 10 giorni, poi decideremo che cosa fare, una manifestazione. Cioè, però, abbiamo il video, utilizziamo questo nostro mezzo di comunicazione. Quindi rimaniamo uniti e organizziamoci con questa lotta. È necessario ovviamente che in questo comitato i promotori si organizzeranno, che ci sia una rappresentanza di ogni regione, almeno un rappresentante di ogni regione e comitato, in modo di portare la voce di tutte le TV escluse. Grazie. Sempre polemico, ma ero prima delle 7 persone che hanno parlato prima e non capisco se i titoli che sono, non capisco perché non si voleva dare la parola a Giancarlo Cinto. Questa sera chiedo scusa, mi faccio parlare, tanto la cassetta io all'operatore di AT6 la manderemo imballata al ministro Pagani. È stato chiesto le dimissioni del ministro Pagani, però noi dovremmo chiedere a gran voce tutti quanti, dovremmo chiedere che oltre alle dimissioni del ministro Pagani, dovremmo chiedere il defenestramento generale di tutti i tecnici esistenti lì al ministero, anche se c'è stato qualcuno del terzo polo che ha difeso quelli del ministero, perché questi signori hanno formato un'associazione a delinquere. E dico anche perché? Perché la mia non è una diffamazione. Io dico questo con convinzione di fatto. Associazione delinquente è quella associazione composta da più persone che a danno di altri danno a altri quello che non devono dare e tolgono a quelli che spettano quello che hanno. Allora a questo punto si costituisce un'associazione delinquente. Questa associazione delinquente che bisognerebbe chiedere anche a Di Pietro di scendere lì al ministero e di controllare chi dovrebbe andare a finire anche in galera, perché bisognerebbe dire all'intera Italia, perché può anche darsi che non si voleva far parlare perché può darsi che la stampa è andata via, ma resta il fatto che un'associazione delinque legalizzata, perché non è possibile, non è possibile. Strutture televisive che hanno e vengono censite dallo stesso ministero, voi dovete spiegare quanto è costato allo Stato italiano e quanto è costato al contribuente far verificare situazioni di televisioni che sono inesistenti. E ha ragione l'avvocato Porta dell'Anti quando dice che ci sono emittenti soltanto su un pezzo di carta. Allora sarebbe bastato da parte del ministero, da parte del ministro e di quell'associazione delinquere andare a litigare tutte quelle televisioni. Organizzata come quella che sta avvenendo nel nostro paese.
quando si parla del Sud dell'Europa. L'onorevole Boss Lega Lombarda, che cos'è lui, dice che lo Stato italiano penalizza tutti gli italiani per recuperare 30.000 miliardi per sanare il deficit dello Stato, non basta. Però poi investe nel meridione, io sono rappresentante del Sud, che ama la mia terra, investe nel meridione 29.000 miliardi, la legge 64. Quanti di quei miliardi, e lui contesta questo, quanti di quei miliardi verranno a prendere nel Sud i signori del Nord? Chi è venuto ad aggredirci nel Sud? Nella mia lettera! Non tanto il Sud del Nord, ma il Nord del Sud! E non è concepibile di poter ascoltare, di poter dominare il fatto. Sono i muri. E non è possibile, perché noi questa volta, perché quando si parla anche di avvocature, di avvocati che dovrebbero difendere eventuali ricorsi al TAR, carissimi signori, basterà soltanto un ricorso che si perderà, perché sono 30 giorni che il ministro Pagani dà, perché è un ricorso, perché il ministro Pagani si deve rimangiare le porcate che hanno fatto gli addetti ai lavori. Però poi la legge dice che dal 15 settembre ci sono 60 giorni per ricorrere al TAR. Basterà un ricorso che noi perderemo in Italia, che sarà la base per tutti i ricorsi che si perderanno. Quindi la struttura che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe dare un orientamento per tutte quelle televisioni che rimarranno fuori. E da quell'orientamento, da un gruppo di avvocati che deve dire in questo modo vi dovete comportare. E poi ognuno è libero di scegliere il proprio avvocato. Io voglio dare un modesto contributo, promettendo che signora politica di mandare al ministro, signora politica, presidente della Trasiamo, di mandare al ministro Pagani la cassetta di quello che ho detto, che è un'associazione a delitto. Si può capire perché credo che sia responsabile di un'azienda televisiva e tra quelle sicuramente colpite. Adesso io vorrei che si prestasse un pochino di attenzione, perché vorrebbe si tira un momentino la stampa per cortesia, perché vorremmo ascoltare la dottoressa Auretta Bello, che oltre ad essere vicepresidente del comitato radio televisivo è anche membro del Consiglio nazionale, lo stesso del Partito Social Democratico. È bene sentire anche la voce della rappresentante nazionale del partito che esprime il ministro. Grazie. Credo che sia atto dovuto a questa assemblea, poiché rappresento in questa fase il Partito Socialdemocratico, dare un contributo di verità circa le posizioni che noi abbiamo tenuto, perché molto della stampa non viene detto su ciò che il partito dice o ha fatto o scelto, mentre la stampa sottolinea ciò che l'ex ministro Rizzini e l'attuale Pagani dicono. Una riflessione innanzitutto: se l'ex ministro Rizzini ha delle colpe, bisogna intendere se ha parlato in maniera molto personalizzata o ha rappresentato l'intero partito, perché la gente deve capire e non confondere che delle responsabilità di ministri non debbono essere estese anche all'organo che rappresenta, perché va detto che all'interno del Partito Socialdemocratico c'è una vasta posizione contrapposta a questa linea che sembra essere del PD, ma che del PD nella sua interezza non è. Va da sé che quale rappresentante e vicepresidente del Comitato Radio Televisivo della Regione Lazio, come Regione Lazio noi abbiamo obiettivamente cercato di collegarci con l'istituzione nazionale ministro, perché nel caso dell'emittenza del Lazio il ministro politicamente recepisse gli errori nella fase tecnica che si andavano ad effettuare, in quanto il Lazio ha il merito di aver istituito una commissione
possibili del passaggio delle consegne tra i segretari Cariglia e Vizzini, che diventava quindi segretario del partito, lo è attualmente, e poi lascia ora la difficile patata bollente al compagno Pagani, che non so fino a che punto possa rispondere in coscienza di tutta la complessa operazione. Noi possiamo dire che una larga parte del partito ha sostenuto questa posizione che oggi viene identificata in questa sala, dicendo che è un partito che ha sempre avuto in sé, e dimostrato dai martiri, meno in questa ultima fase di tempi storici, la voglia di combattere, il desiderio di dare giustizia, libertà e democrazia. Questo partito, in questo partito devono essere fatte delle differenze, poiché noi sosteniamo che questi valori vanno non solo enunciati da parole, ma verificati dai fatti. Noi anche qui, da questa assemblea, vogliamo conoscere chi dei socialdemocratici sia su questa linea di difesa delle libertà, della democrazia e della giustizia, per cui i nostri deputati saranno chiamati uno per uno a rispondere, perché in questa esigenza di verità del Paese, in questo partito che è stato martoriato da fatti che veramente fanno grondare noi, alcuni di noi, per cui molti di noi credono a questi ideali, per i quali noi, come questione morale che mettiamo al primo posto, diciamo che per questione morale si intenda pure la verifica e la trasparenza di come si è in qualche maniera deformata e violentata ciò che doveva essere una attuazione più democratica e più completa di questa legge. Allora in questo momento ho fatto giustizia e verità. Grazie alla dottoressa Del Castello, abbiamo sentito che spesso le posizioni dei ministri sono posizioni individuali, quindi per quanto ci ha detto la dottoressa Del Castello, consigliere nazionale PD, sappiamo che c'è anche una opposizione alla linea del precedente e dell'attuale ministro. A questo punto io darei la parola al... Amici, pare che l'Italia qualcosa sia...
cambiato, tant'è che ieri, ascoltando un programma radio qui su Roma, vedevo Alano Massi Vita al Parlamento che diceva che stanno per nascere leghe in Italia, e questo fatto ci preoccupano. Caro amico Vita, io ti reputo un ottimo parlamentare, lo sei, e ti ringrazio perché in effetti ho potuto constatare ieri che Vita ci ha difeso dinanzi a Letta, che rappresenta la Freedom Fest in quella sede, accusandolo di aver occupato Letta in tutto. Continuando sempre sul discorso di mia figlia, dice: papà, se ci chiudono, tu cosa farai? Farò un altro mestiere che non rispetterà senz'altro le leggi. Allora sì che è un governo imprevista, un governo che dice a un emittente, qualunque esso sia, di età diversa, di chiudere la propria attività giornalistica, sottolineo, giornalistica, fatta nella maniera sana il 31 dicembre 91, signore, chiedo scusa, a lei, sottolinea, il 31 dicembre 91, Tito Orfando, che è di proprietà di mia figlia, gattonava un ordigno a Barletta, alle spalle, sulla porta del mare, era un residuo bellico. Il ruolo del promotore locale, la piccola, è proprio questa, quella di essere presente laddove i grandi non possono essere. Quindi, lei non può leggere questo articolo sul giornale. Ma chi l'ha scritto? Non lo so. Va bene? Avvisando un problema che il nostro amico di Telecapri ha detto, i pesciolini del mare, lo squalo, i pesci che poi escono fuori dall'acqua, gli uccelli che ti mangiano. Caro amico, queste regole vanno nel mare, ma sulla terra, nella terra, qui, fuori dall'acqua, valgono due cose. I potenti sono i piccoli e i grossi. Caro Berlusconi, spero tanto che questa unione di questi amici continui a resistere, perché tu, carissimo Silvio, avrai vita difficile. Sei un bel quarto! Grazie. Allora, questo dovrebbe essere con il Tacconi. Tacconi, l'intero spazio TV è una televisione dell'Arco, che opera nel sud della nostra regione. Dovrebbe essere l'ultimo intervento, quindi io inviterei qui anche Federico Costantino, perché questo dovrebbe essere l'ultimo intervento. Se dovrà annunciare, se ci sarà un documento da consegnare alla stampa, è avvenuta già c'è stata già la conferenza stampa in un'aula di questo palazzo, e quindi se dovrà dire due cose dopo l'intervento di Castello. Prego. E io saluto tutti per questo intervento, mi dispiace che sono l'ultimo, ma penso che è il più clamoroso. Forse mi dispiace che la stampa è andata via, ma è una cosa clamorosa. Io rappresento una televisione che è al sud di Roma, provincia Latina e Frosinone, con l'autorizzazione ministeriale, attenzione, ho l'autorizzazione che ha nessuno qui da te, penso che nessuno questo, tutti quelli che non ce l'ha, io ce l'ho. Allora vi dico un minuto la mia cronostoria. È una televisione che noi ci viviamo da 10-11 anni, tutta la famiglia con dipendenti, tutto regolare, siamo a posto con tutto quanto e ci hanno dato l'autorizzazione. Serviamo una settantina di comuni della provincia di Latina e Frosinone, sopravviviamo a stenti per arrivare a questa autorizzazione. Ci siamo venduti un mobilificio, immobili, un potere per arrivare all'autorizzazione ministeriale. In questo momento Spazio di Q ha 22-23 impianti tra le province di Latina e Frosinone accesi. Arriva finalmente la sospirata autorizzazione ministeriale. Vado a guardare la graduatoria. Signori, io in questo momento sto trasmettendo su 22
4-5 milioni di abitanti, gli hanno dato un canale in mezzo alle montagne, Monte Rilucco si chiama, attenzione, per servire Monte San Biagio, un paese di 2.000 abitanti, e che ha investito centinaia e centinaia, io miliardi, io anche questo sicuramente, io miliardi, mi sono venduto un po' di edificio e sono conosciuto a livello nazionale, si chiamava Mobil Tacconi, avevo la squadra femminile in Serie A, ho sponsorizzato la pallacanestro a livello nazionale, mi sono venduto tutto per credere alla televisione, signori, mi dispiace che le emittenti e la stampa più importante è andata via, ha messo il Presidente in condizione, signori, di vivere, di dare lo spazio almeno che ho, se ne voglio di più. Non mi siete in condizione, io prendo il fascicolo, lo spazio fallire la società, lo spazio di QFS che non ha una linea di debiti. Presento tutto al Tribunale e chiedo fallimento, perché servire 1.000 abitanti è da ridere, oggi siamo circa 1 milione di abitanti. E so, faccio i salti portali per vendere, come rimetto, in 10 anni mi sono dovuto vendere la proprietà mia, quella delle figlie e quella di mia moglie. Sono poteri, bestiame e tutto quanto, leggete le cose della provincia di Latina, signori. Mi si dà l'autorizzazione perché non hanno potuto fare a meno, sanno la mia storia, signori. Sanno tutti la mia storia. Mi si dà l'autorizzazione e mi danno un canale a Sonnino, non so se sapete che è Sonnino, 29, che vuol vedere spazio di TV, vada a Sonnino, altrimenti non si vede più sulla parte. Qualche cosa l'avvocato Federico a conclusione, però prima di concludere
completi, rispettando i termini assegnati dalla Presidenza. E voglio recuperare un previsto il discorso che ha fatto l'avvocato di diritto, che mi è parso anche pertinente e simpatico. Lui ha parlato di un franco di arricchimento. Ecco, quando il tema arriva agli avvocati, il tentativo è evidentemente quello di evitare che si faccia un fritto di paranza, cioè che si finisca tutti in un discorso di negativo dal quale evidentemente non sarebbe proprio possibile tornare indietro. Io invidio molti, quello invidio molto quelli che hanno la fortuna di interessarsi di questo tema a livelli diversi da quello legale, perché evidentemente è un tema che è molto più stimolante quando è vissuto in termini politici, in termini di libertà di emittenza, in termini evidentemente di costruzione di quel diritto che bisogna dire in Italia è stato costruito senza nessuna piaggeria da voi, perché se non ci fosse stata questa ostinata presenza delle televisioni libere, evidentemente non si sarebbero mai aperti quei patti che invece poi sono aperti tramite la Corte Costituzionale e grazie anche alla sensibilità del legislatore via via è andato recuperando. A noi tecnici legali spetta un compito piuttosto disadorno, poco simpatico, che è quello di sfrondare l'argomento dalle riflessioni su verbali e di andare all'osso. Ecco, io qui stamattina devo dire che ho ascoltato insieme alle recriminazioni giuste e sentite di quanti sono toccati l'interesse evidentemente vitali, anche degli argomenti tecnici e giuridici di estrema precisione e di sicuro significato legale. Ecco, per esempio, si è fatto il discorso in relazione ai networks, alle concessioni per la radiodiffusione in ambito nazionale, del problema delle televisioni, del problema delle pay TV, e c'è stato chi ha notato come in realtà non ci sia stata nessuna norma primaria, cioè nessuna legge e nemmeno nessun regolamento che abbia regolamentato le pay TV rispetto alle emittenze in chiaro, e come questa mancanza sia pregiudiziale per poter poi esaminare le domande per la evidenza in codice. Bene, che questo sia non è un'affermazione di parte, e noi che dovremo interloquire con i magistrati non andremo a portare il sentimento della parte che ci ha svolto la visione parziale dell'avvocato che sposa la causa della parte, ma andremo a riferire il pensiero del ministro. Perché sulla Repubblica del 25 di agosto di questo anno il ministro ha dichiarato in maniera assolutamente inequivoca che la legge Nanni, queste sono le sue parole, ha gravi lacune in materia di legge. Si può fare subito un regolamento, dice il ministro, può farlo il governo o si può cambiare la legge, dice il ministro. Non tocca a me decidere. E beh, ma è evidente che se bisogna fare una legge, modificare la legge Nanni, o se bisogna fare un regolamento, evidentemente fin quando questo non si sia fatto non si può provvedere a rilasciare le concessioni. Che cosa è accaduto per quanto riguarda le intenze in ambito nazionale? Che evidentemente, forse sensibilizzati da noi stessi, perché noi abbiamo impugnato il regolamento 255 e abbiamo rappresentato l'illegittimità di quel provvedimento, avvertiti da questa situazione, si è trovato con l'escamotage che a noi sembra, che lo rappresentiamo in sede giudiziale, sicuramente illegittimo, di dire che sostanzialmente le pay TV non si sa se esistano, se vorranno emettere il codice dovranno sottoscrivere una convenzione la quale allo Stato neppure esiste. E così innanzitutto si trascura un dato oggettivo e reale, tutti quanti sappiamo quali sono le pay TV. In secondo luogo si trascura di
quando si fece la legge per evitare che gli illegittimi dovessero dichiarare la paternità, la scossa a tutti, sicché quasi si fece il discorso in qualche modo è riuscito poi penalizzando perché i genitori li tenevano. Adesso che cosa è accaduto? È accaduto che per non nominare le vecchie pubbliche e per non dire che ce n'erano due o tre che erano interessate al problema, le si è rese possibili 20 tutte qua. Io vorrei vedere che cosa accadrebbe se domani mattina tutte le televisioni che sono comprese nell'elenco delle nove facessero domanda per avere in tutto o in parte la concessione all'emittenza in codice. Questo è evidentemente estremamente importante, anche per capire che nella mancanza di una normativa primaria che riesce a determinare il rapporto emittenza in chiaro, emittenza in codice, non possono essere rilasciate concessioni che evidentemente prescindono da questa previa determinazione, quindi non si sa quanta emittenza si farà in codice e quanta emittenza si farà in chiaro. Brevissimi flash, ed ho finito, per dirvi che noi non è che andiamo a lamentarci di situazioni più o meno soggettive. Non andremo a fare un coro o una canea, noi andremo anche a chiedere, per esempio, giudiziario comune, per esempio per quale ragione, a proposito della presenza sul mercato, che è un criterio per l'assegnazione di punteggi, come sapete, vale sia per in ambito nazionale che in ambito locale, si sia confuso della presenza sul mercato con la presenza sul territorio. E perché lo si sia poi fatto dipendere da una coincidenza per quanto riguarda l'emittenza in ambito nazionale assolutamente casuale e fortuita con quello che è il piano per le frequenze, che nel momento nel quale la legge ha stabilito il criterio della presenza sul mercato, l'IPR che definiva le radiofrequenze nemmeno praticamente era stato ancora approvato. Evidentemente la coincidenza non può che essere del tutto fortuita ed occasionale. È ben evidente che quando il legislatore ha parlato di presenza sul mercato aveva riferimento a voi, aveva riferimento alle situazioni di preesistenza temporale, aveva riferimento o voleva che si facesse riferimento nel momento della valutazione dei titoli ai fini di determinare le prevalenze in sede di rilascio della concessione a chi stava da più tempo sul mercato. Per questo tipo di problema, per questo tipo di titolo non è stato in ambito nazionale dato alcun punteggio e in ambito locale, udite udite, della anzianità di presenza sul mercato si tiene conto nei limiti di un 7,50 esclusivamente per quanto riguarda la categoria della patrimonialità, che non c'entra assolutamente niente evidentemente, perché della presenza sul mercato non si voleva dare, alla presenza sul mercato non si voleva dare il giusto, o non si poteva dare, è vero, il giusto risalto. Mi affretto a concludere, ma voglio riferirmi anche al criterio delle trasmissioni effettuate. Voi avete fatto caso che i punteggi attribuiti sono tali per cui a chi fa un'ora di trasmissione al giorno vengono dati 16 punti e a chi fa 24 ore di trasmissione al giorno ne vengono dati 20, insomma, con una differenza di 4 ore. Avete fatto caso a ciò che non vi è nemmeno l'indicazione della qualità del tipo di emittenza, per cui 23 ore o 24 ore di uno stesso programma ripetuto dall'inizio alla fine con criterio ciclico equivalgono a 24 anni, ore di programmazione assolutamente nuova e assolutamente originale. E sono queste le cose delle quali bisognerà parlare in sede giudiziaria, così come bisognerà parlare di aspetti ancora tecnici e procedurali. Per quale ragione c'è una legge? Vedete, ogni tanto in Italia si fanno dei grandi battaggi pubblicitari, la televisione ci ossessiona dicendoci che è venuta finalmente la legge che ci ha liberato. La legge che ci libera poi di volta in volta, quello sulle autonomie locali, sul procedimento amministrativo, sulle leggi penali, eccetera. L'anno scorso, nel 90, ci liberarono definitivamente la legge sul procedimento amministrativo, la 241 del 90, nella quale si stabiliva un principio fondamentale che dice che
ufficiali debbano vedersi spendere, definitivamente spendere ogni iniziativa, non solo insegnante, ma ogni iniziativa economica connessa, lo devono vedere spendere senza aver avuto la possibilità di poter dire ma guardate che in realtà qui le cose vanno in modo diverso, ve le vogliamo rappresentare. Così non si capisce dopo veramente finito il concluso, non si capisce che sono solo le punte dell'iceberg, che io vi ho dato solamente all'impressione di qualche flash di quello che è l'illegittimità sostanziale dei provvedimenti che andremo a rappresentare nelle sedi competenti, voglio dire non si riesce a capire per quale ragione per le emittenze in ambito nazionale non è stata fatta la commissione. È vero che l'articolo, voglio dire, 40 prevedeva la possibilità di derogare, però non si capisce per quale ragione si sia voluto non costituire una commissione. Avrebbe dato delle garanzie di obiettività e di imparzialità evidentemente maggiori, più significative. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, allora a questo punto esce io non vorrei prima sì, ah va bene, no, il nome prima avete citato il nord come contro il sud, la cosa onestamente mi ha fatto incasinare, perché non è il nord, è la Lombardia socialista, e chiudiamo nel discorso nel senso che è la Lombardia socialista. Poi due cosettine per dire a te, no? Quando non esisteva Canale 5, io esistevo, Canale 5 si chiamava Tele Milano, mi manda una lettera in cui riconosce che sul canale 30 ci sono io e Spegni il trasmettitore, è un discorso. Poi Craxi decide che gli fa comodo per sua figlia farsi Telelombardia, stabilisce che il canale 30 gli fa comodo e io il 24 di dicembre mi trovo un 700 per il canale 30 nuovo emesso dalla Ruffola. Spiego, canale 30, mia moglie ha fatto due volte 5 giorni di galera perché gli dico torno pagato integralmente lì, canale 30 è andato a finire là, però io sono fortunato di natura, allora ho il 25, difende il 25 su Bergamo, no, mi spiace, il 25 fa comodo a TV Libera Lombarda che è la terza di Telelombardia, quindi il 25 è assegnato a loro. Non abbiamo ancora accordo, trasmette, mi chiamo 7,5, quindi trasmette sul canale F, che a livello europeo è il 7,5 per comunità. No, è sulla postazione che ho, è dove tutto è regolare, c'è il settore frequente, non so chi è andato, a me no perché era una concessione. Questo per dire la mia fortuna rispetto alla tua. Cioè, se tanto per dire non può, va bene? Comunque facevo giornalismo nel 79, documentazione di tutti, ho fatto le syndication nell'80, comporta ci siamo visti quando nel 75 a Bergamo non c'erano tre radio e televisioni, e trasmettevamo. Io sono zero, grazie a tutti. Scusate se intervengo di prepotenza, a me mi è venuta l'idea, voi avete tutti gli impianti piazzati, dicevo. Anche bene che Patrizio sta facendo una situazione e credo come la tua va precisato una situazione che si potrebbe anche che anche gli altri fortunati potrebbero rispecchiare, però diciamo che sono delle cose sacrosante. Ecco, in termine il difficile è sempre le conclusioni di un'assemblea, ma sempre come questa, la gente fuori deve sapere, devono sapere come si è conclusa questo incontro, come si è concluso questo incontro, questa assemblea. Quindi hanno parlato tutti, ognuno di voi naturalmente ha i suoi problemi, le sue problematiche, sono diverse, qualche volta, anzi spesso quasi sempre, dalle altre, un'emittente non è uguale all'altra, ha dei problemi diversi. E quindi non credo accontentare 5 riescono poi a accontentare gli altri 5. Quindi qui è un discorso più generale che personale. E c'è una precisazione da fare per concludere con la massima correttezza e che qualcuno poi magari non possa uscire da questa sala e possa debitare fatti e cose che non sono nella realtà e quindi inventate. Sapete che questo coordinamento, io sono stato chiamato alla presidenza in quanto rappresentante del Comitato Radiotelevisivo del Lazio, è un coordinamento che nasce in maniera spontanea e che adesso si è regolarizzato in questi giorni, che è il coordinamento nazionale televisivo. Quindi come va avanti, come si sostiene? Si sostiene attraverso contributi spontanei. Alla riunione di oggi sono pervenuti spontaneamente alcuni contributi da parte dei presenti e che io vi leggo la cifra, così mi è stato detto e qui ci sono
questa cifra è stata sottoscritta, è sottoscritta da persone, da ragazzi, da giovani che hanno raccolto queste somme, e la somma si riferisce a 1.522.000 lire. Quindi il coordinamento nazionale televisivo ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a questo contributo, però che sia chiara naturalmente la cifra che si è raccolta, che poi qualcuno non vada a dire che sono stati raccolti 50 milioni, perché sa che la storia della barzelletta si è persa 10 di anni durante diciamo una rappresentazione qualcoscenza, facciamo base chiara, 10 lire quello in prima fila, 100 lire, 1000 lire ha perso al casino vinto. Presidente, c'è una notizia molto importante. Pare che un pretore in Puglia abbia fatto riaccendere con l'emittente un provvedimento di poche ore ha avuto. Federico Costantino, che è presidente del coordinamento nazionale televisivo. Grazie.
dell'amministratore di Pierobiettivo che opera nel territorio di Ramse che furto mi supera perché solo un minuto di orologio, non di più, perché il caso mio è simile a quel signore che si era presentato come padre delle razze di spazio di lui. Dunque volevo dire questo qui, io durante questi 14 anni di televisione c'è stato un periodo che mi trovo in contrasto con altri emittenti. Ho avuto diciamo, un'esperienza abbastanza diciamo, anomala che vorrei diciamo, riferirla se qualora diciamo, questa nostra battaglia non dovesse andare in porto. In che senso? Quando io mi trovo in lite con altri emittenti c'era un'altra televisione che diciamo, io davo fastidio, riusciva a mandare un segnale dentro il trasferimento dove mi diceva alcune frasi. Non so se avete l'idea, io lancio un'idea, cioè, se ci dovessimo trovare meno male tutti quanti ci si può difendere anche in questa maniera, nelle peggiori delle ipotesi. Non so se avete l'idea. Grazie. Io volevo chiedere se in questo momento è possibile pagare dopo avere gli altri del convegno, perché tutte quelle affermazioni. Sì, io adesso, ecco, le conclusioni, il saluto finale rispetto all'avvocato Costantino, che dirà appunto come si svolgerà il documento finale che sarà preparato con l'anno e poi sarà inviato, vi dirà naturalmente dove poter ricevere da chi chiede naturalmente questo documento, immaginate date la massima collaborazione, perché questo movimento nasce in maniera spontanea, si è concretizzato, ha dato dei risultati, però adesso spetta a voi a sostenere che tutti coloro che vogliono sostenere questa iniziativa. Allora, credo che a questo punto siamo rimasti solo tra operatori, quindi credo che interventi o comunicazioni o precisazioni di carattere generale credo che non debbano essere più fatti, possiamo veramente chiudere questo incontro di oggi. Ovviamente il saluto è d'obbligo a chi è venuto oggi a seguire questi lavori, e soprattutto il ringraziamento innanzitutto all'istituzione che ci ha ospitato, cioè l'amministrazione che ha messo a disposizione questa magnifica sala, queste strutture che ci hanno consentito di operare. E questa è una cosa che ho già detto negli interventi di Sceglie di Prinzi, non manco occasione di ripeterla anche in questa occasione, che abbiamo scelto volutamente sedi istituzionali, prima un comune, poi una sede regionale, a Roma, la sede della provincia, perché noi riteniamo di essere nella prefettura, quindi dello Stato, quindi abbiamo completato completamente i livelli istituzionali. Bene, lo abbiamo fatto proprio a ragion veduta perché riteniamo di essere un riferimento specifico e diretto delle istituzioni e con esse che vogliamo fare le battaglie per contribuire alla sistemazione di un sistema radiotelevisivo adulto del nostro paese. Quindi ringraziamo l'amministrazione provinciale, il suo presidente che è venuto più tardi a darci il saluto, così come anche il rappresentante della regione e gli altri rappresentanti politici dei vari partiti. Un ringraziamento particolare va ovviamente dato all'altro organismo di derivazione istituzionale che è il Comitato Radio Televisivo del Lazio, che non mi ha neanche fatto finire la proposta sul convegno quando chiamato la regione, che già era organizzato il convegno e già stava qui col microfono pronto a salutare i convegni. Mi riferisco al presidente del Comitato Radio Televisivo del Lazio per le donne e alla dottoressa che è vicepresidente del Comitato Radio Televisivo stesso, che abbiamo sentito peraltro non solo come presidenti e quindi conduttori del dibattito del posto, ma con un contributo alle nostre tematiche, ai nostri problemi estremamente serio, impegnato e denso soprattutto di ulteriore sviluppo, anche quelli di contenuto squisitamente politico nel partito che rappresenta l'autorità, che è sembrato un fatto estremamente importante, e credo che l'Assemblea debba registrare questo fatto e essere particolarmente grata per questo tipo di intervento. Quindi io vi ringrazio ancora e voglio applaudire anche perché i comitati radio televisivi, è stato già detto, sono un momento importante di costruzione della riforma, della magnifica riforma dei provvedimenti sbagliati e così via. Magari avessimo in tutte le regioni comitati radio televisivi così attenti.
attenti, sensibili, pronti, soprattutto documentati e preparati nei loro organismi rappresentativi, residenziali, eccetera, come nel Lazio e come ci è capitato di vedere nell'Umbria, cui presidente e anche presidente, se non sbaglio, dei quindi mandiamo anche a lui un saluto, al presidente Menesini, del presidente dei comitati televisivi di tutta Italia, a quello dell'Emilia Romagna che c'è stato presidente moderatore a Bologna nella sala della regione di Bologna e così agli altri comitati. E con questo effettivamente io vorrei recuperare un invito che è stato fatto da qualcuno, che le televisioni locali si facciano un po' parte dirigente ed attiva nei confronti delle regioni, perché dove non ci sono i comitati radiotelevisivi o dove sono carenti nell'organizzazione o nella presa, comunque si realizza, perché comunque sono un momento importante. Certamente non ci aspettiamo che siano i comitati radiotelevisivi a risolvere tutti i problemi del nostro paese, questo si sbaglia, ma un contributo certamente lo possono dare e quindi facciamolo. Io vengo da una regione dove il comitato radiotelevisivo non ha organizzazione, la presenza, la possibilità, la preparazione per affrontare questi problemi, quindi evidentemente mi devo far carico di questo. Sì, vi dico che bene anche fare. Abbiamo un rappresentante in fondo alla sala, il comitato televisivo della compagnia, lo salutiamo, però e lo ringraziamo della partecipazione, che è personale. È bene sapere una cosa, visto che siamo partiti ai lavori, che l'articolo 7 della legge 223 stabilisce, intanto riconosce i comitati radiotelevisivi, cioè. Poi stabilisce che sia il Ministero delle Poste e il Garante per l'editoria possono avvalersi della collaborazione dei comitati radiotelevisivi, stanno molto attenti, che diventeranno degli organismi importantissimi, perché le regioni, per diciamo, obbligo della legge nazionale, si devono dare, prima di rinnovare questi organismi, una legge regionale. Dopodiché devono mettere in condizione questi comitati, questi organismi, di operare con strutture. Il Garante per l'editoria già ha dato la sua disponibilità a trasferire delle competenze ai comitati radiotelevisivi con mezzi e personale dell'ufficio del Garante. Noi stiamo rivendicando come coordinamento nazionale che la stessa cosa la faccia il Ministero, perché è impensabile gestire tutta questa materia a livello regionale in maniera centralizzata. Il Garante già ha dato la sua disponibilità a più convegni, perché il nostro comitato ha organizzato dei convegni non solo regionali ma nazionali, e un invito alle emittenti locali a stare anche in contatto con questi organismi, perché si cresce insieme e attraverso noi voi potete avvicinarvi alle istituzioni, perché spesso si privilegia l'amico personale, il singolo assessore, il singolo consigliere, e si crede di aver risolto tutti i problemi. Questo è un invito a non fare queste cose, perché intanto dovete privilegiare l'istituzione, che poi ognuno di noi può avere un amico, ma per sensibilizzarlo risolvere il problema generale più che particolare. Poi quando capitano queste cose c'è bisogno di una mobilitazione generale e gli amici ci trovano forse poco e quasi mai, o impossibilità di risolvere quel problema. Allora l'importanza di questi comitati deriva dal fatto che c'è una legge nazionale che dovrebbe delegare a questi organismi competenze molto importanti, e quindi questo era doveroso da parte nostra. Niente, quindi la conclusione è che ritornando nelle varie regioni, chi ha partecipato a questi incontri credo che si debba effettivamente fare carico di contattare i colleghi delle varie televisioni e fare poi riferimento a quello che è il coordinamento nazionale. Il coordinamento nazionale che oggi ha una sede operativa presso la televisione di Rocco Moro, il coordinatore nazionale, alla cui attività in difesa sono dovuti i successi di queste prime iniziative. Siamo passati da una forma spontanea, spontaneista di organizzazione ad una forma un minimo organizzata, senza che fosse un'associazione, appunto l'associazione del coordinamento nazionale in TV, ma nasce come conseguenza di queste riunioni. Quindi non ci sono ovviamente sponsor, non ci sono coperture a questa iniziativa se non i presenti, se non chi vi parla, se non ognuno dei partecipanti che rappresenta la propria realtà, dove passa, che sono realtà ovviamente di vario tipo, io rappresento una realtà diversa, articolata, eccetera. Ognuno rappresenta una propria questo organismo, e
specifico problema. L'associazione può rappresentare lo strumento di tutela, di difesa, di raccordo, di iniziative che comunque devono essere prese singolarmente ognuno di noi. E io devo prendere una pancetta con le carte e andare a difendere la posizione, la mia domanda al Ministero delle Cose, così ciascuno di noi, di voi dovrà fare ugualmente, raccordandosi però sempre e continuamente con il Comitato per una serie di motivi, anche sotto il profilo legale, perché noi abbiamo avuto il saluto e una breve presentazione dell'avvocato Lambetti, che ringraziamo del contributo, sono presenti in sala altri illustri legali, qualcuno è andato via, che si è occupato di queste tematiche, di questi problemi, e che se è qui presente vuol dire che è particolarmente attento e sensibile a queste iniziative. Quindi vuol dire che anche questo settore è un settore che va seguito con particolare attenzione. Cioè, l'organizzazione non è che dice vi può fornire un servizio sulla base della semplice adesione, può fornire questo tipo di assistenza a carattere generale su problemi, su battaglie di carattere generale su quali siamo tutti impegnati e che stanno dando dei risultati positivi. Anche dal punto di vista tecnico abbiamo sentito degli interventi, l'associazione è a disposizione per dare supporti anche di carattere tecnico, vi sentirete, ci sentiremo con comodo, quindi supporti di ordine posto al TAR su determinati presupposti che poi danno forza ad un rigetto, ovvero conseguenze quantomeno a livello di immagine, quantomeno a livello di ricaduta dell'opinione pubblica del Ministero delle Forze Politiche, che la nostra posizione sia detto, quindi la sconfitta di uno per diciamo la fretta della situazione di un ricorso può determinare un indebolimento generale delle posizioni di tutti. E quindi questo mi pare che sia un altro elemento operativo e tecnico che andava sottolineato. L'adesione è fondamentale al coordinamento, è un'adesione aperta, è un'organizzazione infatti la nostra che vuole essere il più aperta possibile, più trasversale possibile, cercare poi col tempo di andare a individuare obiettivi comuni sui quali si possono formulare altre aggregazioni. Non costruiamo sovrastrutture o comunque organizzazioni che non saremmo in grado assolutamente di gestire o assolutamente di poterla, però sono una serie di incontri, questo può essere che tra i presenti domani si possano costruire elementi di aggregazione nel settore della pubblicità, nel settore dei programmi, nel settore tecnico, in tutta una serie di fatti che però certamente non possiamo mettere in questa fase sul tappeto. In questa fase era necessario individuare gli obiettivi, li abbiamo mi sembra centrati, continuiamo su questa strada. Il coordinamento si fa carico anche di raccogliere gli interventi che si sono susseguiti oggi ai microfoni, li stamperemo, li circosteremo, li fotocopieremo, quindi chi ne avrà bisogno e chi ne non raccoglie potrà chiedere al coordinamento, credo con la minimo pagamento delle spese di produzione, credo che possiamo fornirlo a tutti quanti. Adesso noi non pensiamo di fare altre riunioni fino a quando non ci sarà la risposta ufficiale a tutto ciò che noi oggi abbiamo detto. Adesso noi dobbiamo solo aspettare, aspetteremo io ritengo una settimana per l'incontro con il Ministro, per le risposte del Ministro, per le risposte di carattere politico, le iniziative legislative, le iniziative, le proposte di legge, le proposte, le audizioni in commissione. Io ho richiesto l'audizione all'ottava commissione del Senato e già il Presidente dell'ottava commissione, che peraltro è un socialista, amabile, di grande apertura, di grande disponibilità, il senatore Franza, il quale già ha detto che è passato all'ufficio di presidenza la richiesta, quindi saremo sentiti dall'ottava commissione. Chiaramente prima dell'audizione faremo un giro di fatti, di comunicazioni eccetera, in modo che in sede di audizione della commissione venga messo a punto un documento ben preciso di richiesta.
ed infatti ecco perché oggi in questo momento noi non chiudiamo con un documento che sicuramente si limiterebbe soltanto a delle petizioni di carattere generale, ma rimandiamo alla stesura oggi magari un documento un pochettino più articolato e più preciso, mentre nelle audizioni dell'ottava commissione del Senato e della commissione cultura della Camera, che oggi andrò a sollecitare attraverso il presidente del gruppo parlamentare della DC Bianco, comunque chiederemo l'audizione anche alla commissione cultura della Camera, perché chiaramente sono le due commissioni fondamentali di questi processi per i quali guardate, è assolutamente necessario i passaggi di natura politica. Noi possiamo fare tutte le operazioni che vogliamo e avete a che fare con uno che sul piano della contestazione, dell'iniziativa protestataria, dell'iniziativa di lotta, eccetera, è disponibile ad ampi ventagli di possibilità di intervento. Quindi non è certamente un invito alla moderazione, alla è soltanto il riconoscimento di passaggi necessari e obbligati che noi dobbiamo assolutamente. Questi sono i passaggi più importanti. Le commissioni, ovviamente tutte le televisioni sono invitate ad attivarsi negli ambiti che sono a loro più consoni dal punto di vista politico, per gli opportuni collegamenti, per le opportune sensibilizzazioni, perché poiché noi rappresentiamo in questa sala soprattutto le televisioni locali, rappresentiamo probabilmente, possiamo avere ascolto, udienza in quella parte del Parlamento che non occupa i vertici delle istituzioni, le segreterie di partito, i grandi posti di governo, ministeriale e così via, ma che compone la grande massa del Parlamento, quello che poi alla fine deve votare, quello che qualcuno definisce con un epiteto dispregiativo peones, ma che invece io ritengo che siano deputati che vanno trattati con il massimo rispetto, perché quelli che sono poi in sostanza più vicino poi alle realtà locali, così come noi televisioni o voi televisioni locali siete vicino alle televisioni. Quindi il raccordo con il deputato della zona, del collegio, la sensibilizzazione del deputato anche più sconosciuto, anche del partito più minoritario, è utile, è necessario, è indispensabile. Questo credo che sia il lavoro che noi dobbiamo fare. Quindi non la protesta generica, la protesta così gratuita, ma quella che passa attraverso questi passaggi che mi sembrano essere quelli concreti, quelli utili, quelli fattibili. Le singole posizioni, ripeto, questo poi è quello che interessa poi a ciascuno di voi, a ciascuno di noi, le singole posizioni devono essere immediatamente verificate col Ministero. Questo l'abbiamo ottenuto, merito nostro, merito dei partiti, merito del Ministro stesso, non lo so, comunque si è ottenuto questo. Allora che ognuno vada al Ministero, vada a verificare e ci faccia sapere se queste strade sono state o non sono state utilmente percorse, cioè se non crediamo che a qualcuno verrà rimattuto la porta in faccia, ma se accade questo ci venga immediatamente riferito e allora sarà il caso che si possa intervenire anche come comitato e con ulteriore intervento anche di natura politica, eccetera. Andiamo a fare prima questa verifica, ognuno vada a fare la propria verifica del perché dell'esclusione, del perché del... perché poi il secondo passaggio sarà ovviamente il passaggio legale del ricorso giurisdizionale, per il quale ognuno poi farà le proprie scelte, però per il quale è importante avere sempre il collegamento. Una cosa importante, così come Rocco, così come noi siamo partiti come associazione, come movimento dei Desaparecidos e adesso abbiamo notato attenzione e presenza in sala anche delle televisioni che hanno avuto le concessioni, perché hanno scoperto che nelle concessioni non ci sono i canali e quindi l'associazione sta diventando non più l'associazione dei Desaparecidos o non solo dei Desaparecidos, ma anche di quelli che hanno avuto queste limitazioni. Ugualmente, se qualcuno di voi va al Ministero e risolve il problema, ritorni nel coordinamento, rimanga collegato con il coordinamento. Non permettiamo che ci sia una diminuzione del consenso e della forza di aggregazione di questo coordinamento, perché rimane quel progetto molto più importante per arrivare alla modifica generale del sistema, perché se no effettivamente vuol dire che non abbiamo risolto alcun problema se ci limitiamo soltanto a conquistare la concessione e il canalino e non ci preoccupiamo effettivamente delle risorse. Chiuderemo dopo due mesi se non avremo invece portato avanti la battaglia generale di concessione. Quindi, anzi, ovviamente meglio quando
all'opera come regime generale di contributo. Mi ricordo il presidente di utilizzare la legge 241, cioè la legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.